Paola Minaccioni, allora all'Ambra Iovinelli nel tempio un po' della comicità con il tuo Stupida Show. Quindi innanzitutto questo titolo fa sembrare che sia tutto una cosa da ridere, mentre invece dietro una donna apparentemente stupida invece si nasconde grande intelligenza. Allora, Stupida Show nasce dall'incontro tra me e Carrozzeria Orfeo, ovvero Gabriele Di Luca, in particolare il drammaturgo che mi ha concesso le sue parole. Per me questo è un grande onore, uno perché seguo da anni il loro lavoro e penso che davvero rappresentino la drammaturgia contemporanea pop, che riesce a raccontare il contemporaneo e quindi ad attivare quella funzione realmente catartica che ha il teatro. Stupido Show è uno spettacolo irriverente, è uno spettacolo dove si tirano fuori i cattivi pensieri, dove io tra l'altro dirò anche delle parolacce, ma tutto questo cose indicibili. E per me, guarda, è un'esperienza catartica per me, spero che anche il pubblico possa avere questa catarsi. Si ribalta il punto di vista, si dice quello che non si può dire, si smontano delle strutture. Il teatro, per fortuna, a teatro, quando hai le parole dei grandi drammaturghi, si può essere anche non politicamente corretti, perché a teatro vince l'arte, vince il pensiero, vince la riflessione, vince la trasgressione. Quindi questo spettacolo qua a me mi fa stare bene solo già a parlarne, e questo è l'effetto che vorrei che avesse anche il pubblico, perché essere stupidi non significa necessariamente essere non degni di questa vita, cioè bisogna accettare tutte le diversità. Ovviamente non è che parla di stupidità, so io che sono stupida quando faccio i cattivi pensieri, quindi spero che questo, insomma, in realtà poi voi lo troviate uno spettacolo molto intelligente. Ecco, ma per te che appunto sei donna sia di teatro che di cinema, questa stagione che si è conclusa è stata la prima vera stagione post-Covid che ha visto un successo strepitoso dei teatri proprio a discapito del cinema, come te lo sei spiegato? Ma le persone che vanno a teatro non è che scelgono al teatro piuttosto che al cinema, c'è tantissimo bisogno dell'esperienza collettiva, dell'esperienza del live, le persone vogliono uscire, vogliono andare ai concerti, vogliono andare a mangiare. C'è questa idea un po' sciocca del fatto che il cinema invece si possa fruire a casa, no? C'è quella frase che tutti dicono, vabbè, tanto poi lo vedo a casa. Allora io vi voglio dire che oltre a venire a teatro e continuare a farlo, dovete tornare al cinema, perché il teatro e il cinema a casa non lo vedete. A casa state da soli, sul divano, abbrutiti, coi piedi in mano, possibilmente con quella tutaccia brutta, mangiate troppo, ingerite troppe calorie, e tra l'altro la fruizione del film viene continuamente interrotta dalla vicina di casa che urla col marito, il cane che abbaia. Vogliamo parlare del cellulare, di quanto è distraente. Quindi vedere un film a casa significa solo avere la percezione della vostra solitudine. Invece la proiezione di una serata di benessere, decidere con gli amici con chi si vuole andare a vedere il film, quale film, parlare del film, scegliere il cinema, condividere magari la cena, questo è il cinema. Il cinema è una proiezione, una voglia di vivere. Il cinema è voglia di vivere, quindi andare a teatro, andare al cinema è la stessa cosa. Quindi io mi auguro che tornino anche al cinema le persone, perché non c'è differenza. Ok, quindi ricordiamo quando sarai all'Ambra Iovinelli. Allora, io sarò a fine gennaio, a cavallo tra la fine di gennaio fino al 4 febbraio qui all'Ambra Iovinelli con Stupida Show, e ne diremo di ogni colore, e io non vedo l'ora, vi aspetto. Perfetto, grazie e complimenti. Grazie.